Tu mi trattavi come un personaggio secondario. Poi, ora ti faccio vedere. Dillo, Xingo, qual è il cartone migliore? Ragazzi, cosa? Splee, smettila di lottare con lui! Cosa? Oh, vuoi darmi la colpa anche tu? Che problema c'è se ho uno show? No, nessuno! Anche tu meriti il tuo successo! Cosa? Oh, quindi sei dalla sua parte adesso? Non sono dalla parte di nessuno, sto solo... Sta difendendo il mio show! Oh, per favore! Vuoi essere un pezzo grosso? Adesso te lo faccio vedere io chi è il pezzo grosso! Pensi di meritarlo, Splin? Dal mio punto di vista sembri più un pesce fuor d'acqua! Puzza di guai! O sono io? Questa storia mi ha stancato! Fuori dalla mia vista! È il momento di eliminare il problema, definitivamente! Dai, Zingo, questo non sei tu! Ma di che stai parlando? Io sono sempre io! Pensaci bene! È iniziato tutto da quando non sei più te stesso! Smettila di essere chi non sei! Adesso non ridi più, eh? Dico sul serio, Xingo, guardati intorno! Eri così distratto a prendertela con Splin da non accorgerti che il tuo mondo era tornato. Cosa? Ma come? Perché eri te stesso. Non avrei mai dovuto consigliarti di essere qualcun altro. Tu sei il mio personaggio dei cartoni preferito. Oh! Hai ragione, io sono grande. Ero così concentrato ad essere il migliore da non capire che lo ero già abbastanza. Quando a dirla tutta, ero già la cosa migliore di tutto l'universo. Ok. A quanto pare il budget è salito. Larissa ha triplicato gli ascolti. Sei tornato in cima. Beh, adesso che è tutto normale, resterai con me, Splin. A dire il vero, il mio show non aveva tante trovate divertenti. Quindi mi piacerebbe tornare se tu mi lascerai un po' di spazio. Ma certo che lo farò. Sarai la mia apprendista. Ti insegnerò tutto quello che so. Oh, davvero? Quindi non sarò più vittima dei tuoi scherzi. Puoi scommetterci, stavolta l'incudine cadrà su di me. E questa è la fine. Fermi! Come faccio a uscire?